balla, ma è un problema tecnico, che la tecnologia ogni tanto è imperfetta. Io in realtà vi ho raggiunto dalle 10:30 di questa mattina, nel senso che ho sentito tutti gli interventi, e vorrei dire che è la solita via crucis. Io mi ero fatto l'elenco delle problematiche e voi le avete sciorinate una a una: autorizzazioni, collegamenti, la trasmissione e distribuzione, i vari decreti alle idonee, CER, il FER 1, il FER 2, certificati bianchi, conto termico, le filiere interne, il personale che manca, il confronto con il governo, eccetera, eccetera. Quindi è già intervenuto Cappelletti, io nel mio ruolo di coordinatore del Comitato Transizione Ecologica, quindi con il Presidente Conte che mi ha dato la delega sull'energia, non sono fisicamente con voi, ma sono costantemente con voi in tutte queste operazioni, e riassumo dicendo per l'ennesima volta: non c'è sufficiente volontà politica di fare effettivamente questa transizione in maniera veloce. Non c'è sufficiente volontà politica. Gas ce n'è a sufficienza per diversi secoli a venire. Evidentemente l'influenza delle lobby del gas è ancora estremamente forte. Quindi io e il mio gruppo politico continuo ad asserire che la maggioranza non ha sufficiente volontà politica per fare veramente, velocemente, la transizione ecologica, quindi naturalmente la transizione energetica è la base fondamentale. Noi ci abbiamo provato nella scorsa legislatura, forse adesso si capisce un po' meglio perché non siamo riusciti a fare tutto quello che avremmo voluto fare. Siamo stati gli unici, e avevate Cappelletti lì, a sollevare il problema degli 8 miliardi ulteriori del Repower EU, che l'Europa vuole che vadano per progetti di efficienza energetica e per l'autoproduzione da fonti rinnovabili, e invece questa maggioranza vorrebbe utilizzare per infrastrutture fossili. Abbiamo il problema che ha ribadito anche adesso il GB di una programmazione seria, una programmazione seria. In Italia abbiamo 60 zone industriali che hanno il grosso dei consumi energetici, quindi una programmazione seria non può prescindere dal prendere atto da parte di Terna e poi dei distributori che ci sono questi 60 siti che vanno gestiti in maniera particolarmente attenta. È stato distrutto il Superbonus 110, lo ha ricordato poco fa sempre Cappelletti, che adesso salta fuori che la Fondazione Commercialisti ha elaborato uno studio in cui certifica l'impatto positivo del Superbonus sul PIL, ma a prescindere è stato ucciso il Superbonus 110, e quindi ora che facciamo con gli edifici? Quali sono le proposte del governo? Cosa verrà fatto per questa filiera che è indispensabile? Un'indicazione per tutti voi e naturalmente per noi come parte politica: più lobby a Bruxelles, perché è lì che si decide. Adesso stanno facendo il regolamento con la riforma del mercato elettrico, è a Bruxelles che dobbiamo tutti essere più presenti. Proposte pratiche, diceva prima Roggiolani e altri, ecco, da ragaggi, fotovoltaico galleggiante. Noi abbiamo lanciato la proposta dei 15.000 bacini dei 15.000 bacini idroelettrici che sono per metà interrati, e mettendoci del fotovoltaico galleggiante si potrebbe fare circa 10 gigawatt di potenza. Lo diceva prima GB, il problema della cementificazione. Ecco, è paradossale che ieri il mio, tra virgolette, Veneto ha bocciato un campo fotovoltaico a terra da 30 megawatt e come motivazione ha detto che l'area è idonea per utilizzo industriale. Come utilizzo industriale? Non è che ha detto non facciamo fotovoltaico perché lì bisogna coltivare le fragole, ha detto non si può fare il fotovoltaico perché la zona è buona per fare altri aree. Quindi fotovoltaico che non cementifica, l'area industriale che per definizione è cementificata, questa va bene. Complimenti alla Regione Veneto e a tutti quelli che votano l'attuale governo Veneto. Concludo con la proposta che io sto facendo in maniera sempre più esplicita in tutte le riunioni.
il ruolo della finanza, perché altrimenti noi stiamo qui, parliamo, la finanza decide, la finanza controlla, la finanza governa in maniera diretta e indiretta. E non c'è il tempo per spiegarvi perché, ma penso lo sappiate perfettamente. Prima qualcuno diceva abbiamo una fortissima richiesta, sono stati emanati un sacco di nuovi bot, quindi titoli pubblici che fanno debito, perché lo sappiamo perfettamente, non occorre essere laureati, che i titoli di Stato fanno debito, aumentano debito, che le famose obbligazioni verdi legate appunto a progetti di efficienza o di rinnovabili, che danno sempre un rendimento economico per l'investitore, ma migliorano strutturalmente la situazione. Quindi io dico a tutti voi, ma se voi avete dei fornitori che fanno delle cose contrarie al vostro business, li mantenete o li cambiate? Se avete dei fornitori che fanno cose contrarie al vostro business, li mantenete o li cambiate? Allora, le 60 banche mondiali più grandi al mondo negli ultimi 7 anni hanno prestato soldi per 5.500 miliardi di dollari alla filiera fossile. 5.500 miliardi di dollari alla filiera fossile. Ora, nessuno discute il fatto che non si può spegnere da un momento all'altro, questo è ovvio, non si può spegnere da un momento all'altro, però gli investimenti dovrebbero andare soprattutto sulla filiera delle fonti rinnovabili. Il Movimento 5 Stelle è assolutamente con voi e io sarò presente in tutte le altre occasioni in cui vorrete farci parlare. Grazie. Allora, grazie Gianni, grazie. Allora siamo arrivati.